gente non ha più paura, grazie a te. Cosa farei se non ci fosse Kiva? Pensa sempre per Grey, capisci cosa intendo? Ora possiamo sfamare la resistenza invece dei loro bunker. Questo posto è tenuto insieme con lo spirito. Salve! Come va? Pensi di potermi dare una mano a sistemare il posto? La valle risorgerà. Ti sei liberato della setta. Mi servirebbe una mano anche a rimettere in sesto questo posto. Mi ha insegnato mia nonna. La setta ha fatto un bel casino. Il sistema di irrigazione è messo male. Ci sono pezzi di tubi sparsi ovunque. Li ho trovati quasi tutti. Ne mancano ancora tre, però. Trovali e mettili al loro posto. E la fattoria Sunrise sarà come nuova. Mi fa sempre venire voglia di farmi farcire come un maialino e di farmi infilzare da uno spiedone. Mi sembra uno spreco di tempo. Thank you.
sapete che abbiamo le calorie della fattoria Sunrise. La guerra fa venire fame. Kim sa sparare bene. Ha continuato fino ai 7 mesi, poi il dottor Rompipalle ha deciso che era meglio che la smettesse con le armi da fuoco. Si è rotto le palle ai Cougars perché le ritrovino qualche oggetto personale che la setta le ha sottratto. Li vedi quegli stronzi laggiù? Si è rotto le palle ai Cougars perché le ritrovino qualche oggetto personale che la setta le ha sottratto. Non abbiamo nessuno disponibile, ma se sei già in giro potresti sentire cosa vuole. Ah!
pronta all'azione. Datemi qualcosa per il dolore! Potrei giocare tutto il giorno. Già, non è facile uccidere. Chiedo scusa. Ehi, Sam. Guarda, in questo gioco puoi persino... I diritti non torneranno mai. Mai. Abbiamo un alce da incubo per le mani. L'Eden's Gate gli ha fatto qualcosa con le droghe. Ora quella povera bestia è impazzita. L'abbiamo seguito fino ai confini della valle. Abbiamo mandato una squadra ad abbatterlo. Ma non abbiamo più avuto notizie. Deve essere abbattuto prima della prossima scorribanda. Devi tenerti pronto, però. Quel coso è un mostro. Potrei dire che ci si abitua alla puzza, ma sarebbe una bugia. Ti siamo tutti debitori per quello che hai fatto. Vuoi qualcosa? Bella giornata oggi. Avrebbero avuto la meglio. Grazie. Certo che loro due veneti ci stanno portando all'impossibile, ma non c'è né uno che abbia trovato una sola. Grandi testa e stesse idee, Jess. Grazie per aver spazzato via quel bunker. Questa fabbrica di concime e gli edeniti non avranno la stessa potenza di fuoco. Dovremmo prenderci più con lui. Hai difeso questo posto davvero campione. Grazie. I cervi sono la preda più conveniente. Non si butta via praticamente nulla. Giuro che stavo pensando esattamente... È bello avere un po' di respiro. Jess, hai famiglia?
Non posso rischiare che finiscano in mano alla setta. Hai un minuto per aiutare una fanciulla? Ehi, ciao! Mi chiamo Nadine e speravo potessi darmi una mano. Vedi, quando ero piccola, mio nonno aveva dei fumetti. Visto che nessuno dei suoi figli li voleva, deve averli venduti. Il fatto è che io li volevo. E ora mio nonno è morto per colpa della setta. Non ho niente come suo ricordo, a meno che non riesca a recuperare quei fumetti. Se riesci a trovarli, vedrò di ricompensarti profumatamente. Mi serve la serie completa. Oh, ne hai già trovato uno! Fantastico! Se trovi il resto, ti pago. Con la setta sono tutti armati fino ai denti. Bella giornata. Cazzo se lo ricompensa. Come butta, sorella? Fai attenzione se becchiamo un posto di blocco. Si credono sto cazzo. Io so badare a me stessa, ma non per questo vado in giro a vantarmi. Ehi, Jess. Di prenderti cura di te stessa. Cosa vorresti dire? Relax. Grazie. A nome di tutta la Resistenza, Eli ha messo una donna del movimento ambientalista a provare a curare quei giudici. Non ho più avuto sue notizie. Dovremmo andare a dare un'occhiata. Jess, l'esercito. Nah, mi piace ricevere loro. Capisco. Però se sei brava. Ok, muoviamoci. Spero che guidi meglio di come spari. Scherzo.
Mi sembri stanca, bella. Jess. Merda da noi. Jess. Bisogno.